ragionamento, e cioè che sono problemi accumulati e che qualsiasi governo ci sia non può scontare in 6 mesi, 10 anni o addirittura 20. Ecco. Allora, Montaruli, il collega Manca diceva, Draghi disse ho due obiettivi, e cioè vaccinazione e ripresa economica, e dice il problema del vostro governo è quello di non aver determinato una scala di priorità così precisa, ma di esservi un po' dispersi. Io ricordo che durante il governo Draghi l'inflazione era l'11,6%, e non mi sembra che il governo Draghi abbia fatto chissà che cosa 11. Per andare a ridurre questo numero. Noi ci siamo dati una priorità, e la priorità era contrastare il caro bollette. E la prima cosa che noi abbiamo fatto è stato mettere mano ad una legge di bilancio in corsa per garantire 21 miliardi proprio sul caro bollette e i restanti 9 ripartirli per quello che c'era necessario. Questa è stata la nostra priorità. Lei parla del decreto rave. Sa cosa c'era dentro il decreto rave? C'era il contrasto all'ergastolo, c'era il contrasto alla norma che aboliva l'ergastolo ostativo. E adesso, dopo l'arresto di Messina Denaro, mi e faccia anche le finire, mascherine grazie c'erano. A Dio che l'abbiamo e fatto. L'abolizione Grazie delle a Dio, multe perché per chi non se altrimenti oggi si correrebbe il rischio che mafiosi collaterali a quella figura a cui tutti oggi non è noi applaudiamo così. Per l'arresto sarebbero invece molto più cauti. Quindi non credo che non sia stata non credo che queste non siano state priorità della nazione. Noi ci siamo occupati proprio delle priorità. E guardi che questa inflazione, quello che nessuno dice, è un'inflazione anomala. Perché l'inflazione normalmente c'è quando c'è una domanda, aumenta una domanda. Qui non c'è un aumento della Qui c'è domanda, una guerra, qui c'è aumentato una le riduzione di materie prime che hanno comportato un aumento spropositato dei costi. Per una Costi guerra. A cui anche in quella parte non dedicata al caro bollette, noi abbiamo fatto fronte. Secondo lei cosa sono i 500 milioni che noi mettiamo in campo e diamo ai comuni per arginare i caro prezzi delle materie prime intese in materie alimentari e che rimettiamo in mano ai comuni proprio per andare a individuare le persone che realmente il bisogno e non riescono a comprare quella pasta di cui parlavate prima? Che cosa sono? Non sono un contrasto a questa inflazione Paolo, anomala? posso? Sì, perché questa inflazione anomala si combatte anche così. Poi c'è una politica monetaria che dovrebbe contrastarla. Qui invece si aumentano i tassi costantemente. La stessa BCE, la stessa Lagarde ha detto che ha affrontato il tema dell'inflazione in modo tardivo. Non è certo colpa di Giorgia Meloni e di questo governo. Noi oggi stiamo facendo tutto per arginare. E guardi, visto che è un'inflazione anomala, dovuta alla riduzione dell'approvvigionamento anche del gas e quindi al suo aumento spropositato del prezzo, nessuno riconosce che questo governo ha portato a casa il tetto del prezzo del No, ma gas mi in scusi, sede europea. E l'ha fatto attaccato questo governo. L'ha Avete fatto raccolto questo giustamente governo quanto ha e non seminato lo Draghi in dite. un anno E e mezzo. adesso Avvio, questi per signori favore. giustamente lamentano un aumento dei prezzi delle bollette Montaruli, che non rubi però la roba del riguardava mesi in cui non eravamo noi seduti a Palazzo Chigi. Ora vediamo Montaruli, però io ti Come prego, saranno le bollette nei mesi io ti prego. Bolletta prezzo del gas, quando prego, fate parla finire del prima. Mese di aprile, perché ne parla? Perché quei 21 miliardi che noi abbiamo messo nella legge di bilancio coprono alcuni mesi, e questo bisogna dirlo con onestà. Per questo noi oggi a gennaio ci poniamo il problema di che cosa fare ad aprile, e questo è darsi delle priorità, e questo è fare una programmazione, D'accordo. Quella programmazione che mi permetta, nel Covid non abbiamo visto. Se Sentiamo posso, Faraone, sì, poi sentiremo anche io non Marco. Voglio